Riccardo Cristiano, nuovamente in compagnia di Antonio Saffioti per un'altra puntata di Chi ci capisce, a noi due, bravo. Un saluto a tutti gli amici web ascoltatori, ovviamente ad Antonio. Ciao a tutti, ciao Riccardo. Bene, dicevamo, ma di cosa parleremo oggi? Parleremo di un qualcosa che interessa sicuramente le persone disabili, ma interessa tutti, ovvero gli ausili che le persone disabili utilizzano per svolgere le loro funzioni nella vita quotidiana. Pensiamo anche alla stessa carrozzina, ma sono tanti gli ausili di cui Antonio ci parlerà proprio oggi. Quindi io lascerei già da subito la parola al diretto interessato, che ci illustrerà, ecco, per noi che siamo ignoranti, io lo sono, quello che invece sono gli ausili essenziali per le persone disabili. Vai Antonio. Allora, io prima di iniziare a parlare dei vari ausili volevo parlare di qualcosa di più tecnico a livello legislativo, quindi della cosiddetta prescrizione degli ausili, che a mio avviso è la fase più basilare nella scelta di un ausilio. Io nella mia esperienza ho sempre cercato di avere un buon rapporto sia con il medico prescrittore che con l'azienda che fornisce l'ausilio. Ho sempre cercato di mettere in contatto queste due figure per prescrivere al meglio, perché molte volte succede che vengono prescritti degli ausili che poi non fanno a caso della persona, non vengono sfruttati poi a dovere. Quindi il mio consiglio principale è quello di farsi consigliare sia dall'azienda fornitrice che poi da colui che prescrive poi l'ausilio. Io ho sempre fatto in questo modo. Gli ultimi anni poi di solito le prescrizioni degli ausili me le effettuano al nemo di Messina per gli ausili più medicalizzanti, mentre invece per la carrozzina mi rivolgo ad un'azienda che è presente in tutta Italia, un'azienda di Reggio Emilia, che ha una filiale calabrese a Cosenza, che il responsabile si chiama Silvio D'Andrea, e con lui un bellissimo rapporto, perché negli anni mi ha consigliato vari ausili che mi hanno aiutato molto. Anche da lui 3 anni fa, in questo periodo, ho fatto il busto e i tutori per i piedi e per le mani che uso di notte, e devo dire che è molto attrezzato nella realizzazione dei busti ortopedici in tutto quello che è più ortopedico. Quindi non parlo di carrozzina,
ma dei cosiddetti tutori o boost a seconda dei casi. La prima volta io ho fatto il busto, che oltre alla carrozzina è l'ausilio non medico, che ortopedico, che uso di più e che mi consente di stare seduto in carrozzina, altrimenti non ci potrei stare. L'ho fatto a Reggio Emilia, nella filiale principale di Progettiamo Autonomia, e quello è stato molto complicato. Innanzitutto fare il viaggio, però poi, dopo che ho scoperto la filiale di Cosenza, devo dire che pure fare questi ausili, quindi comportano il calco, essere alzati dal collo e tenuti in trazione mentre si fa il calco del busto, sono riuscito a farlo anche nella nostra Calabria, quando invece quando ho fatto il primo 6 anni fa, diciamo che era difficile farlo anche a Reggio Emilia, perché ha una disabilità come la mia. Quindi pure in questo caso voglio dire che non è vero che le buone aziende di ausili sono solo al nord, nelle eccellenze ci sono anche nel nostro bistrattato sud Italia, e devo dire che si riesce ad avere anche in Calabria il top della tecnologia, se la si cerca. Se poi non la si cerca, ci si accontenta della carrozzina antica, l'antiquariato, che ancora adesso prescrive, senza consultare la famiglia, il ragazzo disabile, e soprattutto che lo segue, tra cui pure. Anto, scusa, ma stai dicendo chi la prescrive? Quindi c'è comunque qualcuno che prescrive una carrozzina standard e poi dopo però non dà una scelta? No, c'è da scelta. Se uno lavora la scelta c'è. Ma è una questione di prezzo, come mai? Allora, ci sono alcune persone che non sono, tipo, come me, che vanno a trovare già l'ausilio di ultima generazione e lo propongono già al medico, capito? In questo caso, per esempio, io lì al Nemo, quando ho avuto bisogno del primo boost e poi del secondo, sono venuti pure dei tecnici e mi hanno osservato prima per vedere di che tipo di busto avevo bisogno. Poi all'epoca il busto mi provocava dei dolori, perché all'epoca non sembrava, ero molto più magro di adesso, quindi avevo sempre molti dolori quando mettevo il busto. Però sono venuti questi tecnici e mi hanno visto, hanno valutato bene la situazione, mi hanno visto come ero in carrozzina, come stavo, la mia postura, che è una cosa molto importante, e poi insieme si è trovata la soluzione. Lo stesso con quando usavo la carrozzina elettrica. Io sono andato più volte a Cosenza al mio tecnico Silvio, il quale ogni volta mi faceva provare i vari ausili per la carrozzina, cioè quel sistema di postura, il joystick con i sensori, il joystick a mento, tutti questi ausili
Ma l'ha fatti provare. E poi lui cosa ha di bello? Il mio amico Silvio, che quando ti fa provare un ausilio, non ti fa ritirare il pezzo apposta che costa centinaia di euro. L'adatta lui, lo costruisce anche lui. Per esempio, quando mi ha fatto provare il joystick a mento, non ha ritirato tutto, la mentoniera, tutto il resto, ma l'ha costruita lui con un pezzo di plastica che è attaccata al collo e poi con degli strappi e così. Pure in altre occasioni lui cerca di trovare una soluzione, pure a basso costo. Comunque, la procedura è questa. Tu, quando hai bisogno di un ausilio, prima di tutto devi controllare che siano passati gli anni giusti, gli anni che passano da una prescrizione a un'altra. Per i tutorial e i boost devono passare 3 anni. Per le carrozzine invece 6 anni devono passare da una prescrizione all'altra. Per i sistemi di posture, che sono per esempio i cuscini per la schiena e poggiatesta e il cuscino antidecubito, quindi pure 3 anni come gli ausili ortopedici, perché anche quelli sono ausili ortopedici, perché senza di quelli, per esempio, in carrozzina stare tutto storto, invece con quelli riesce ad avere una postura appropriata. Quindi poi di solito o ti rivolgi prima al medico per la prescrizione, oppure vai prima dall'azienda fornitrice e vedi cosa ti offrono. Se la casa fornitrice è buona, ti fanno loro la valutazione, non gliela devi consigliare tu. In Beh. alcuni casi mi è successo che dovevo dire io tutto all'azienda fornitrice, mentre invece qui proprio progettiamo autonomie, come dice la parola stessa, di progettare tutto sulla persona, prima di tutto, che quella è la cosa importante. Beh, direi. In passato succedeva il contrario, ho avuto molti amici che si trovavano con delle carrozzine orrende e poi, dopo che se le trovavano, volevano aiuto da me. E da mio padre, ma io gli dicevo: se tu già ti sei fatto prescrivere questo obbrobrio, che devo fare io? Poi ci sono altre correnti di pensiero nelle persone con disabilità. Per esempio, io ho conosciuto molte persone esperte di diritti civili, no, pure più di me, che dicevano: no, io sull'ausilio ho sempre risparmiato, perché secondo me sugli ausili, se possiamo, dobbiamo risparmiare, perché c'è pure chi ha più bisogno di noi. Su questo nulla da dire, però secondo me sugli ausili la persona con disabilità deve cercare di avere la più alta tecnologia, a mio avviso. Non si deve risparmiare su questo, perché la disabilità c'è e si supera meglio con ausili migliori, più tecnologici, lo so, che sono costosi, però io sugli ausili non ho mai
risparmiato sulle ultime tecnologie. In più, le ultime due o tre carrozzine che ho preso, ho inserito pure degli optional che non erano previsti dal nomenclatore tariffario. Quindi ci ho pure investito di tasca mia sugli ausili. E cosa ci hai messo come optional? Che adesso sono curioso, è tipo una macchina, te la sei configurata tu? Allora, devo dire che sulla scelta delle carrozzine che ho preso 6 anni fa, devo dire che sono stato un po' consigliato male, perché ho scelto un modello che era già costoso di per sé come base, come modello base. In più era una carrozzina che aveva gli optional un po' costosi, quindi mi è venuta a costare 10.000 euro. Che l'ha messo l'ASP di Catanzaro e poi 9.000 euro li ho aggiunti io. Quindi in totale è una carrozzina che vale 19.000 euro. Vale 1.000 euro, sì. Poi che è successo? Questa carrozzina l'ho usata per 3-4 per 4 anni l'ho usata. Devo dire che alcuni ausili presenti sulla carrozzina mi hanno fatto un po' tribolare, però per 4 anni mi sono servito bene fino all'ultimo. Per esempio, di optional c'era, tu puoi scegliere, no? Il sedile reclinabile elettronicamente o no? Il sedile che si alza in altezza, quindi te ne pagano solo uno di questi due optional. Io mi sono pagato la declinazione dello schienale, poi sbagliando ho messo pure il movimento delle pedane, quindi dei piedi, però io in realtà non l'ho usato mai perché le gambe non mi si piegano più di tanto, quindi quello potevo evitarlo. E poi la cosa importante, che un'opzione importante per chi ha problemi respiratori, è la bascula della carrozzina, cioè l'inclinazione di tutta la scocca della carrozzina. Quindi sedile e schienale compreso, quindi l'inclinazione in avanti e indietro, quello era molto utile, soprattutto in discesa, bastava reclinarsi di più e si sta meno in bilico con la testa, o viceversa in salita, basculava in avanti e il collo stava meglio in posizione. Poi questo ausilio è buono nella fase di aspirazione dei muchi, di macchina della tosse, quindi questi tre ausili, altezza del sedile, reclinazione e basso, a mio avviso sono i più importanti per chi ha una patologia come la mia, perché è importante cambiare sempre posizione. Non stare sempre in una posizione perché poi so dolori. E quindi poi questo per dire gli optional che c'è. Poi c'era il computer di bordo con il Bluetooth che mi Addirittura con Bluetooth. consentiva, sì, di usare il cellulare e il computer. Io quando ancora non avevo il Face, mouse per quasi un anno, quando ancora lavoravo in ufficio, ma non avevo il computer della carrozzina.
C'erano due bottoni per cliccare, poi col joystick muovevo il mouse tipo un videogioco. Quindi questi erano i costosissimi ausili che avevo messo. Poi che è successo? Ho iniziato ad avere difficoltà a muovere il mouse, pure il mini joystick. Per me era ingestibile perché col freddo le dita diventavano inutilizzabili, pure l'unico dito che usavo era inutilizzabile. Quindi poi ho cominciato a dire a Silvio che avevo questo problema, e io l'ho fatto presente anche al Nemo. Silvio mi ha consigliato un altro tipo di carrozzina che costava al NASP 14.000 euro, però rispetto alla prima, all'altra carrozzina, questa qua nei 14.000 euro aveva più opzionali compresi, tra cui la bascula, lo schienale, l'elevazione del sedile, erano già compresi nei 14.000 euro. Quindi di optional mi è costato altri 4.000 euro, quindi 18 è venuto. Però questa carrozzina qual era la caratteristica? Che per guidarla avevo due sensori, uno al dito destro, al pollice destro, e l'altro pollice sinistro. Quindi se li premevo, tutti e due andavano avanti. Se liberavo quello di sinistra, andava a destra. Se liberavo quello a destra, a sinistra. Quindi per un paio di mesi mi sono scervellato così. Ma io quello dico, poi bisogna impararle queste cose, è tipo una lezione di scuola guida. Mi sono ammazzato, cioè, beh, mentalmente. Però abbiamo visto che in estate riuscivo a guidarlo solo se c'era molto caldo o col sole della mattina. Già se c'era un po' di vento ed era sera, il dito si congelava, Ma povero quindi non fatto. riusciva a fare Non si può. un cavo. Quindi, e poi un altro problema qual era? Che con questi due sensori la carrozzina non era tanto sensibile nei movimenti, faceva movimenti bruschi. Quindi morale della favola, dopo cioè 4 mesi non sono riuscito È abbandonato. a guidarla. Però c'è da dire che a queste due carrozzine che ho preso c'era il joystick dietro, quindi lo poteva guidare mio padre pure. So che se era difficile per me, figurati per papà, Povero difficile Pino. guidare da dietro, Io me lo perché immagino, Pino, che con il joystick si muove e tu era cammini. una guida raccontata. No, dai. E poi questa seconda carrozzina era di quelle a 6 ruote, che se dà più stabilità e più brabilità, in alcune situazioni era meno gestibile di quelle a 4 ruote, però non ci siamo scoraggiati, abbiamo provato con il joystick a mento. Con joystick a mento l'anno scorso, nel mese di maggio, sono riuscito ad uscire 3-4 volte perché era più facile. Però poi dopo la drag sono diminuiti i movimenti del collo, quindi ho dovuto
abbandonarci l'idea. Però con papà stiamo pensando di riuscire ad adattarla in modo che la possa guidare lui o la prima carrozzina o la seconda. Noi vorremmo adattare la prima che ho preso perché a quattro ruote abbiamo capito che è più manovrabile. Quindi può essere che per questa è stato l'adattiamo in modo che la guidi mio padre al mio posto, perché voglio fare questo in caso ci trovassimo in luoghi più in salita, tipo Cleto da te, per venire al Cleto Festival. Dovrei per forza. Gestire questa carrozzina, perché con la manuale è tutto più complicato in salita. Comunque, devo dire che ai primi 2 anni che non riuscivo più a guidare la carrozzina è stato un po' male in alcune situazioni, però mi sono adattato subito e ho avuto una fortuna, che è uno dei piccoli miracolo che a volte mi succede. 3 anni fa ho scoperto che non riuscivo più a salire le rampe della macchina, che avevo le rampe telescopiche, non la pedana elettroidraulica come adesso. E quindi dovevo guidare io sia nel salire che nello scendere. Nello scendere iniziavo ad avere difficoltà, quindi abbiamo comprato poi una pedana di quelle unite, non singole, e quindi con quelle sono riuscito ad andare avanti un altro paio di mesi. Poi è successo che mi trovavo a Messina e ho rischiato seriamente di cadere con tutta la carrozzina, perché la mano mi è partita, quindi non la riuscivo più a controllare. Per fortuna papà poi è riuscito a togliermi la mano dal joystick e a risolvere la situazione. Quindi in quel caso io ho detto, poi papà, io basta, la pedana non ce la faccio più con il joystick. Quindi secondo me dobbiamo cambiare macchina. La macchina l'avevamo presa già 2 anni prima. Secondo me dobbiamo prendere una macchina con il tetto più alto, ci vuole la pedana elettrica. Quindi poi ho messo la vecchia macchina su subito.it, per fortuna l'ho venduta ad un buon prezzo, non ci abbiamo rimesso, e poi abbiamo ordinato il doppio rosso attuale, la pedana elettroidraulica, e quindi abbiamo ordinato quello. Nel frattempo io ho detto a papà, secondo me c'è bisogno pure di una carrozzina manuale oltre a quella elettrica. Quindi poi ci trovavamo lì a Messina e abbiamo chiesto che tipo di carrozzina si poteva adattare alle mie esigenze, carrozzina manuale. Poi lì mi hanno fatto provare un paio di quelle che usa che ha là, che ha esigenze un po' simili alle mie, e quindi hanno fatto scegliere la mia attuale carrozzina manuale, che sembra una carrozzina semplice, invece non lo è, perché ci sono i braccioli che si possono muovere, il poggiatesta si muove in tutte le direzioni, e poi si può abbassare lo schienale,
vascolare e si muovono pure le pedane, quindi quando si tratta di fare dei lunghi viaggi in macchina diventa un letto proprio. Poi quello che voglio dire, lo schienale reclinato è un'altra funzione molto importante che aiuta molto quando si devono fare le visite mediche o le ecografie. Tu abbassi lo schienale e diventa un letto, non c'è bisogno che ti sposti, fai tutti i cavolzi. Sempre come devo fare l'ecografia ai reni, mi era molto facile, mentre invece una volta dovevo mettermi sul lettino del medico, era tutto più complicato. In più riesco a fare, quando vado al nemo, pure l'ecocardiografia, pure al cuore riesco a farlo da lì, l'elettrocardiogramma, pure da lì mi devo spostare solo se devo fare le lastre o l'attacco, altre cose un po' più complicate, però riesco a fare più delle cose in carrozzina. E poi quando si viaggia è molto è più comodo stare distesi che stare sempre e quindi poi mentre aspettavamo la macchina abbiamo ordinato pure la carrozzina. Poi in più questa carrozzina era adatta pure per tenere il ventilatore, anche se io non lo uso, per come è progettata, ormai l'ho messa in un'altra posizione, però era la carrozzina più adatta alle mie esigenze. Alle mie esigenze, no? Perché poi è una sorta di, è tipo un passeggino, poi si può pure smontare, occupare pure poco. Però quello che voglio dire, io ogni volta che ho preso un ausilio mi sono informato prima io, e poi mi sono fatto informare dagli altri, come è giusto che sia, poi dato che le devi usare tu. Sono state delle cose molto meditate, però continuando. Poi appena arrivata la carrozzina manuale nel 2016, quindi io dovevo presentare il mio libro, il primo libro, mi sono reso conto che non riuscivo più a guidare la carrozzina e non mi sentivo più sicuro. Quindi il giorno dopo che è arrivata la carrozzina manuale, da quel giorno ho usato sempre la manuale, ecco. E poi pure la macchina è arrivata appena in tempo, perché se no la carrozzina manuale nella vecchia auto non ci sarebbe entrata, perché è più alta questa manuale rispetto a quella elettrica. Quindi pure in quel caso mi è andata bene, mi sono fatti prescrivere in tempo la carrozzina, e quindi sono riuscito ad uscire per quell'estate. Se no con quella elettrica sarebbe stato più complicato. Quindi questo per fare capire che pure il fatto del passaggio dall'elettrica alla manuale, che può sembrare un viaggio all'indietro, nel mio caso la carrozzina manuale quell'estate mi ha salvato, perché mi ha permesso di uscire. Invece con quell'elettrica, non riuscendo più a guidare, non avrei potuto, sarei potuto uscire e andare dove volevo. E poi con questa manuale riesco ad entrare in luoghi che prima mi erano preclusi con quella elettrica. Quindi se si tratta di salire
Due o tre gradini con questa è più facile se si tratta di andare a trovare mio zio al piano di sotto. È più facile se andare da altri zii che abitano al primo e al secondo piano con quella manuale è più facile, è Certo. più semplice pure però un consiglio è quello che pure a chi usa solo quella elettrica di avere sempre sia l'elettrica che la manuale perché non si sa mai, è sempre utile. Io ho cercato di averle sempre tutte e due e non dice io una e l'altra anche perché le prescrivono tutte e poi altri ausili molto importanti sono quelli per il bagno, per andare a fare la cacca o farsi la doccia, quindi le cosiddette carrozzine da doccia. Io fino a 10 anni fa riuscivo a fare i miei bisogni sulla tazza, ma poi giustamente era diventato pericoloso perché ogni volta rischiavo di perdere L'equilibrio. l'equilibrio. Quindi poi sono dovuto arrivare alla carrozzina da doccia. Però dato che all'epoca non la prescrivevano, i miei zii e mio padre me ne hanno costruito una. Devo dire che da quel momento mi sono trovato molto meglio sia quando facevo la cacchina che quando mi facevo la doccia perché se no in altre con altri metodi sarebbe stato impossibile fare la doccia, quindi pure in quel caso ce la siamo cavati. Fai da te. Ora però gli ultimi anni le prescrivono pure facilmente anche le carrozzine da doccia. Solo che poi quando mi sono rotto le vertebre per fare i miei bisogni mi sono iniziato ad utilizzare la pala e devo dire che da quel momento in poi sono riuscito ad andare meglio al bagno a risolvere tutti i problemi perché con la pala riesco a fare i miei bisogni da coricato. Quindi senza dovermi alzare dal letto, andare in bagno, in quel momento però bloccato dalla schiena era l'unico modo. Per fortuna mi sono abituato con questo metodo che è molto meno complicato e faticoso da utilizzare. Quindi in quel caso poi ho risolto in quel modo. Per quanto riguarda il bagno io non potevo più farlo da seduto perché dovevo mettermi per forza il busto, quindi io per 2 anni diciamo che non sono riuscito a fare la doccia come si dovrebbe, però me la lavo in altri modi con le spugne e tutto il resto, però poi mi sono cominciato a girare la testa bene di trovare un metodo per fare la doccia perché poi devo farla pure rimanendo attaccato quindi, al ventilatore quindi con tutto Ma rischi di con prendere la tutto corrente pure, o no? no, la corrente è a Ti parte vediamo con i capelli all'aria, sì. possibile? Ti manca, i capelli ricci? No, adesso non può succedere per molto. Sto attento. Sì. Meno male, meno male. Quindi ho scoperto un ausilio che si chiamava bagnoletto. Bagnoletto, in pratica era un telone di plastica con uno scarico all'angolo e poi si montava. Montavano delle spondine di lato e quindi il letto diventava una piscinetta.
una sorta di piscina che tu riempivi d'acqua e poi potevi farti il bagno tranquillamente. Lì dentro, giustamente con acqua calda. E quindi io ho fatto vedere a mio padre questa osida. All'inizio non era tanto convinto. E poi ho detto, però costa 20 euro questo. Ho detto sì, ma io c'è il nostro cugino che monta serre per l'agricoltura e quindi è molto la lavorazione della plastica e dei taloni. C'è un'azienda a Nocera, no, a Campola, San Giovanni, nell'area industriale, proprio vicino allo svincolo di Clay. Quindi a casa tua, proprio. Che lavora la plastica, la cuce. Sono specializzati nei taloni, però io cosa ho fatto? Mio padre gliel'ha fatto vedere a nostro cugino, ha detto guarda lì che qua la plastica la riescono a lavorare. No, quindi è riuscito a fare il telone con degli spazi in cui si inseriscono delle spondine di legno e quindi abbiamo costruito la piscinetta. In più hanno realizzato qui a Campola lo scarico, quindi il buco dello scarico poi, con un tubicino in cui poi l'acqua va in un secchio o in una bacinella, l'acqua la buttiamo con un innaffiatoio di quelli da giardino, sì. Quindi viene proprio come la roccia, l'unica accortezza è quella di non bagnare il collo, se no poi c'è l'acqua dalla traghe, no? Questo ci manca. Poi con la mascherina era più complicato, mentre invece con la traghe, essendo la faccia e la testa liberi, posso stare attaccato al ventilatore anche quando mi faccio lo shampoo, posso rimanere attaccato, quindi l'ho fatto stamattina in bagno. Ci impieghiamo di solito un'oretta e un quarto, che è un tempo abbastanza breve per tutte le peripezie che dobbiamo mettere in atto. Ripeti quanto? Un'ora e un quarto. La preparazione, questa? No, per fare tutta l'operazione, svestirsi, lavarsi, vestirsi di nuovo. Facendo tutto sul letto e con brevi spostamenti con il sollevatore. Ultima cosa, la voglio dire sul sollevatore. Vai. Allora, io come un cretino, fino al 2012 gli spostamenti li facevamo mio padre e mia madre. Il papà prendeva la sotto le scene e mamma le gambe e mi mettevano sul letto. Poi che faceva? Per vestirmi, mio padre infilava i pantaloni e poi mi abbassava sul letto in avanti e li tirava da dietro. Facendo questa operazione stupida mi sono rotto le due vertebre della schiena. Quindi poi non per un paio di mesi, no, quasi un anno, ci siamo avanzati ancora prendendo di peso, però usavo dei busti molto fastidiosi che servivano per evitare altre fratture. Sì. E quindi abbiamo iniziato a vedere. Io dal sollevatore
ho sempre avuto paura, perché ho paura di stare sospesi in aria, le vertigini. poi non ho mai capito come venisse utilizzata la sacca del sollevatore. Pensavo che la dovessi tenere, invece è facile da togliere e da rimettere. Quindi mai ci avevo pensato, mai l'avevo voluto provare, anche avendone uno di quelli manuali in casa, che mio padre si era procurato da persone che anche loro non lo usavano perché avevano paura. Mentre invece avevo visto da sempre tutte le persone disabili del nord Europa che quando venivano qui in America chiedevano per prima cosa il sollevatore, ma io non capivo dove volevo usare. Nel 2013, quando ho fatto il busto a Reggio Emilia, il tecnico, prendendomi pesantemente in giro, mi ha Spronato. spronato all'usato. Quindi l'ho utilizzato quel giorno, mi sono trovato benissimo. Fatto sta che, tornato a casa, a mio padre, gli ho detto: io prima di coricarmi, voglio che mi fa trovare sollevatori, lo dici agli zii di prepararlo già nella camera, perché io ormai senza di quello non mi sposto in nessuna parte. Cioè, tu sei passato da un eccesso all'altro, dalla Sì. paura al fatto di dire che poi invece non ne volevi fare a meno. E poi in quell'occasione, dato che non la prescrivevo facilmente, mi sono comprato pure la sacca, che ho ancora adesso, dopo 5 anni, uso ancora quella, senza di quella non mi muovo dalla mezza. Se devo dormire fuori o andare in ospedale, quello è l'unico modo per fare i trasferimenti da carrozzina a letto e da letto a carrozzina. Devo dire che mi sono reso conto che una cosa è un mezzo sicurissimo, e che evita un sacco di dolore e di problemi muscolari e ossa, che prima ogni volta rischiavo di strapparmi qualche muscolo delle gambe o di farmi male alla schiena. Invece con questo metodo è più sicuro, è meno faticoso da utilizzare. Poi mio padre si è divertito, soprattutto la schiena. E poi, cosa bella, che con papà siamo riusciamo a fare gli spostamenti anche solo io e lui, con il sollevatore. Non c'è bisogno, come una volta, di due, cioè, persone. Invece adesso, alcuni pomeriggi che siamo da soli, e papà riesce a mettermi in carrozzina anche da solo, perché ora abbiamo il sollevatore con il telecomando, quello elettrico, quindi è più facile da utilizzare. Devo dire che vestirmi con tutto, che c'è il ventilatore, la giacca e tutto il resto, è più facile adesso che anni fa. Sì, Addirittura. è pure un po' più facile. E poi pure quando faccio il bagno, così come ho detto prima, è pure più semplice, perché poi riesco a farmi il bagno completamente nudo, quindi senza dover mettere per forza, tenere il busto sempre. Ed è scomodo, se no, almeno così sei in libertà. Va bello, libero. Immagino, va bene, ok. Mi hai fatto già immaginare la cena, ma tu la fai nella vasca? Nella vasca, immagino. I peli bagnati, immagino.
Sì, vabbè, ma io non so se sei peloso, se non sei peloso, che tipo sei, cioè, non ho avuto il piacere di vederti come mamma ti ha fatto. Dobbiamo recuperare. Ho i peli dappertutto. Veramente? Anche dove gli altri non ce l'ho. E alla miseria, sei lo Yeti. Non sei Antonio Sappiotti, sei lo Yeti. Marco è molto peloso da orso, ovviamente. Io invece ne posseggo molto, molto pochi, devo dire la verità. Ecco. Io da un paio d'anni che non mi depilo, se no. Una volta d'estate mi depilavo. Addirittura. Mi depilavo completamente, secondo me. Ma l'uomo vero ha i peli, dai, scusa. Adesso spandiamo un mito. Per stare meglio. Per stare meglio tu. Già il fatto che ti fai i capelli in maniera particolare, rasati col baffo, tutto depilato proprio, dai. L'uomo vero ha i capelli, sì, ha i peli ovunque, è un noieti praticamente, ecco. No, tu però puoi fare quello che vuoi, tu sei libero perché tu sei queer, come, vabbè, diciamo, quindi tu sei... Non diciamo niente, vabbè. Non anticipiamo. E senti, quindi in pratica come concludiamo questa puntata? Dicendo che comunque tu ne hai sperimentati tanti ausili, sì, e ancora continui a sperimentarne. Un altro ausilio che è utile a chi ha disabilità come la mia è il letto, non solo ortopedico, ma con la schiena. C'è lo schienale che si alza, i piedi reclinabile. Sì, i piedi che si alzano. Il letto che ho preso 2 anni fa, però il letto si deve pagare, perché il letto te lo danno solo quando sei allettato. Ah. Quindi ti hanno scelto o la carrozzina o il letto. Dove vuoi stare? In carrozzina. Quindi conviene acquistato da lui. E quindi quello che ho acquistato 2 anni fa alle ruote, quindi si può spostare nella stanza. E in più questo che ho acquistato si può alzare pure tutto il letto in altezza. Quindi per i genitori, quando devono vestirti o per l'assistente, è più facile perché non si spezza la schiena per abbassarsi, quindi se lo può fare la sua altezza. E poi in più si bascula pure. Questo che ho io, quindi sono utili questi. Ci sono degli ausili che puoi farne a meno, ma altri che sono necessari. Sì. E questi lo sono. Io ho cercato di descrivere quelli che riguardano disabilità come la mia, poi perché paraplegico ci sono delle cose eccezionali come gli esoscheletri. Ho visto quello di quella ragazzina che l'hanno fatto vedere lì. Sì, per esempio lì almeno da noi almeno hanno lo struzzo, che è un ausilio simile adesso scheletro, che però non ti permette di camminare, ma ti permette di stare in posizione eretta. Ah, ok. Poi ci sono pure delle carrozzine che hanno questa funzione, sia elettrica che manuale. Per esempio, li usano molti bambini ultimamente che stanno durante il pomeriggio. Oppure a scuola stanno in posizione eretta, ci sono delle carrozzine, dei ausili verticalizzanti che ti permettono di stare in posizione eretta, soprattutto per un bambino è una grande cosa questo, sia perché si evitano le piaghe da recupero, sia perché si può sentire più simile ai suoi compagni in alcune situazioni. Poi c'è da dire un'altra cosa importante è quella di usare questi ausili
scuola e nei ruoli pubblici è una cosa molto importante. Per esempio, io la carrozzina elettrica l'ho sempre usata anche quando dovevamo smontarla, perché avevamo la macchina normale come andava a Berlino, quindi dovevamo sempre caricare e scaricare la carrozzina. Anche in quel caso l'usavo, l'ho sempre usata anche quando i miei coetanei, ragazzi che avevano la mia disabilità, venivano con quella manuale. Io sempre la legge l'ho usato finché ho potuto. Poi una cosa molto importante, ultimamente sono gli ausili più tecnologici, come i puntatori oculari che ti permettono di usare il computer, il controllo degli occhi ancora. Non ci sono arrivato per fortuna ad utilizzare perché riesco col face mouse ausilio che abbiamo spiegato altre volte mi trovo meglio con quello perché mi permette di sfruttare piccoli movimenti residui che ancora ho che bene usarli finché sarà possibile. Eh certo, scherziamo. Poi per fortuna ci sono pure i puntatori oculari che permettono di usare il computer con gli occhi, quindi siamo a delle tecnologie incredibili, già impensabili 10 anni fa, 10-15 anni fa, ma io dico che di essere fortunato di aver vissuto in questi tempi tecnologici. Perché 20 anni fa, non so se sarà ancora qui con gli ausili che c'erano 10 anni fa, perché pure gli ausili più medicalizzati che uso io, il ventilatore, l'aspiratore, e la macchina della tosse hanno fatto dei passi da gigante, perché 10 anni fa il mio ventilatore pesava 3 kg, era quadrato, faceva impressione solo a vedere. E invece adesso sembra un computer, è molto leggero. La batteria durava una volta 6 ore e poi dovevo mettere delle batterie pesantissime. Invece già questo ventilatore che ho cambiato 7 mesi fa rispetto a quello di un anno fa, che sembrava già tecnologico questo, di adesso è tutt'altra cosa, perché tra batteria interna ed esterna può stare pure 16 ore fuori, mentre invece prima massimo 10 ore, quindi sono delle cose impensabili per pochi anni fa, come lo stesso aspiratore che una volta doveva attaccare alla macchina, al motore della macchina, adesso funziona a batteria, lo puoi usare dove vuoi. La macchina della tosse, la prima che ho avuto, pesava 15 kg ed era gigantesca. Quella da adesso sembra una valigetta. Già queste sono delle grandi conquiste. Come non parlare pure delle cannule per l'atracco, che adesso sono molto più corte, più piccole di una volta. Un mio amico che ora non c'è più, che ha fatto l'atracco 15 anni fa, lui non poteva stare in carrozzina con l'atracco perché all'epoca si usavano delle cannule più lunghe che se stavi seduto si piegavano e quindi non respiravi bene. Invece adesso sono molto corte, non si sentono nemmeno nella giacca, quindi ti consentono di mangiare, di muoverti, soprattutto di parlare, perché una volta non c'erano le cannule con i buchetti, le cosiddette cannule fenestrate, quindi era difficile pure dialogare, quindi
una cosa brutta. Sono d'accordissimo. Caro Antonio, a questo punto abbiamo fatto la bellezza di un'ora. Cioè, io e te parliamo tranquilli, poi tu sei uno che non si dispensa mai, parla. E mentre noi parlavamo, siccome io ho postato una foto mia e tua prima della trasmissione, c'erano degli amici web ascoltatori che ci seguono che ovviamente mi mandavano messaggi in privato e mi dicevano: ma cosa state preparando, cosa state facendo? Lo saprete sabato, quindi, anzi, lo saprete sabato, questa è la puntata, quindi ora lo saprete, anzi, lo avete già saputo. Comunque, io ringrazio davvero Antonio per il tempo e per le informazioni che ci ha dato, perché sono informazioni utilissime, che possono tornare utili non soltanto a noi che non lo sapevamo, la vita di una persona disabile, cosa significa, soprattutto per quanto riguarda gli ausili, però la cosa bella che tu hai trasmesso è quella che non bisogna anche lì fermarsi a quello che magari ti possono propinare gli altri, sei tu che di tua spontanea volontà ti sei informato e documentato. Quindi invitiamo tutti a documentarsi, a chiedere il meglio possibile e a cercarlo il meglio possibile perché c'è, e a lottare perché la tecnologia possa fare maggiori passi da gigante in più, e anche la medicina stessa, che è importante. Io poi farò passare in sovraimpressione anche le informazioni di questo tuo amico di Cosenza, perché è importante sapere dei riferimenti in Calabria ai quali rivolgersi. Ok. Bene, io ringrazio nuovamente Antonio, gli amici web ascoltatori che ci hanno seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata di Chi ci capisce è noi due bravo. Per il momento è tutto, un saluto. Ciao.